continuo semplicemente le riflessioni della Jessica. Io mi occupo di grafica e sviluppo di applicazioni, nello specifico di chiavi illustrate per bambini. Nella mia professione c'è stata un'evoluzione continua nell'adattamento dei contenuti ai dispositivi che abbiamo e al giorno d'oggi, con tutta la varietà che c'è di strumenti per poter leggere un contenuto, diventa sempre più necessario adattare a diversi formati. Per un esempio può essere il pieghevole di questo incontro che abbiamo su carta, quindi può servire anche le altre cose, la carta. Oppure possiamo mandarlo via mail come PDF da consultare poi eventualmente su un telefonino o sul computer di casa. Quindi vorrei affrontare tre vocaboli che sono comuni per i nativi digitali, ma che anche per noi immigrati digitali dovrebbero essere vissuti come qualcosa di normale, che sono cloud, tablet e app. Perfetto. Quindi uno stesso contenuto possiamo aprirlo e modificarlo su un dispositivo, ad esempio il portatile, e modificarlo e consultarlo su altri dispositivi. Questo è reso possibile da una tecnologia che si chiama il cloud computing, chiamata la nuvola, il cloud, la cloud. Comunque il fatto sta che si tratta di un sistema tecnologico che ci permette, attraverso una connessione a internet, di salvare e modificare i nostri dati su un computer remoto, che non è in casa nostra ma è altrove. Per cui realizzando un qualsiasi contenuto, una foto, un testo o un file audio sul nostro portatile, possiamo vederlo su altri dispositivi. La cosa interessante qual è? Che se ad esempio facciamo una modifica sul portatile di casa, possiamo ritrovare la stessa modifica anche nel computer del nostro ufficio. Una cosa da tenere presente sul cloud è che può essere utilizzata per modificare contenuti personali. Questo lo facciamo ad esempio quando usiamo l'email, consultiamo la posta elettronica o salviamo dei nostri documenti personali, ma anche per documenti pubblici, come quando ad esempio condividiamo un contenuto sui social network, come diceva prima anche Jessica. Quindi diciamo i dispositivi tecnologici sono sempre più portatili, li abbiamo sempre più con noi, e per permettere questo si riducono di dimensioni. Riducendosi di dimensioni abbiamo bisogno di più spazio per vedere i contenuti, e per fare questo l'interfaccia, cioè quell'insieme di strumenti che servono per modificare e consultare i contenuti, tende a scomparire. Qui abbiamo un portatile alla sua tastiera e se noi pensiamo quindi al tablet, il tablet non è altro che un computer che esegue dei programmi, però al quale sono state tolte la tastiera e il mouse. Noi interagiamo con i contenuti con uno schermo tattile, con la voce e con i movimenti. Questo per noi, diciamo, immigrati digitali è uno scoglio che spesso si sente, perché non ritroviamo sui software gli stessi menu a tendina, le stesse scritte che ci guidano come dei segnali stradali di solito quando usiamo il computer di casa. Per noi immigrati digitali si tratta di imparare che ci sono certi strumenti come le gesture che servono per attivare dei comandi. Qui c'è qualche esempio di gesture, se ne sono inventati di tutti i tipi, sono so chi ha un tablet, però non solamente si usa un dito, ma se ne usano 2, 3, 4, 5 dita, a seconda dei movimenti che si fanno, ottengono risultati differenti. Io ho iniziato con un iPad e sono abituato che con certe gesture ottengo dei risultati. Con 5 dita vado all'home page, 4 dita in su apro le applicazioni aperte e scorrendo lateralmente passo da un'applicazione all'altra. Ultimamente lavoro anche con Android e mi sono trovato uno stesso oggetto, perché alla fine sono uguali come oggetto, e mi sono trovato un po' come la bimba con la rivista che abbiamo visto prima, per cui ho cercato di fare le stesse cose sullo stesso dispositivo e non funzionavano. Per cui ho avuto bisogno un po' di prove e errori per trovare poi le gesture che mi permettessero e le icone che mi permettessero di ottenere gli stessi identici risultati.
Questo per dire che effettivamente questi oggetti sono piuttosto anonimi e anche i produttori di questi oggetti se ne rendono conto, quindi se non abbiamo paura di provare e sbagliare, perché è previsto nelle linee guida per gli sviluppatori Apple, è riportato a chiare lettere che quando sviluppiamo l'applicazione l'utente ha bisogno di sentire che può provare senza danneggiare il sistema o mettere in pericolo i propri dati. Quindi un appello a noi immigrati in Italia è non spaventarci se qualcosa non funziona, proviamo e vedremo che i risultati si ottengono. Comunque teniamo presente sempre che è una buona idea eventualmente anche seguire dei corsi di aggiornamento e esistono anche manuali di istruzione, anche se un po' di strumenti ignorati, però esistono. Questa difficoltà i nativi digitali non ce l'hanno, perché come detto da Jessica prima, loro esplorano istintivamente e apprendono dalle risposte del dispositivo. Abbiamo avuto una prova l'anno scorso, quando siamo stati al Salone del Libro di Torino, dove c'è uno spazio dedicato alle applicazioni, il Digital Lab. Qui abbiamo ospitato una scolaresca e abbiamo presentato una nostra applicazione, si chiama La Musica di Gufo. Si tratta di un adattamento a tablet di un libro illustrato per bambini che si avvicinano alla lettura. L'app quindi è stata installata su tanti iPad, ogni bambino aveva a disposizione un suo tablet ed era libero di interagire con lo schermo. Abbiamo preparato la presentazione pensando di dover suggerire le interazioni possibili, perché sullo schermo non sono presenti segnali grafici che suggeriscano l'azione giusta. In realtà i ragazzi hanno subito buttato le mani sullo schermo e hanno scoperto immediatamente i segreti di ogni pagina. Dunque, abbiamo parlato di app, e il termine app, che adesso ricorre tantissimo, è un'abbreviazione per applicazione, è stata inventata, coniata da Apple durante una presentazione ed è stata adottata dai dispositivi mobili e dal web e sostituisce la parola programma, quindi un'app è un programma. Ne esistono ormai direi un milione di applicazioni, per cui rimane il problema di trovare un'applicazione adatta ai bambini, nel nostro caso, questo ambiente. Come fare a trovarle? Dunque, in questo l'App Store di Apple è piuttosto attento. Ci sono delle categorie dedicate ai bambini che sono suddivise e le schede di descrizione delle app sono molto dettagliate. Troviamo ad esempio le istantanee, quindi possiamo orientarci un attimo e avere una panoramica di quello che sarà l'applicazione guardando delle anteprime delle schermate che sono all'interno dell'applicazione. Un altro aspetto da leggere è la descrizione, che all'inizio vediamo con tre righe sintetiche, ma se clicchiamo sulla scritta altro vedremo che possiamo leggere la descrizione completa. Un altro dato importante che forse a volte passa inosservato è la valutazione 4+, e 4+ non è il voto, cioè se è scritto così in realtà 4+ è l'età minima consigliata per poter utilizzare questa applicazione, quindi più il numero basso indica che è adatto a bambini più piccoli. Però è curioso che quindi da 4 anni in su, quindi ok. Adesso addirittura iOS 7 richiede a noi sviluppatori delle regole più rigide. Quando vogliamo pubblicare un'applicazione nel settore per bambini dobbiamo rispettare queste regole, che sono quindi l'obbligo di indicare la fascia di età a cui sono destinati, il divieto di inserire pubblicità all'interno, di tracciare i comportamenti online, per cui di vedere che cosa hanno cliccato, che cosa hanno guardato, per fare delle statistiche, e i link di collegamento e i link esterni deve essere verificato
deve essere effettuato con la presenza di un genitore. Ci sono delle domande poste per vedere, per controllare che chi clicca su un link esterno sia effettivamente un adulto e non il bambino che magari può andare così provando a comprare qualcosa, insomma. La stessa, comunque, su Android, l'Android Market presenta circa le stesse applicazioni, però c'è una differenza sostanziale. Allo sviluppatore non è chiesta nessuna controllo, nessuna verifica. Quando sviluppo per Android, sottopongo l'applicazione che viene pubblicata immediatamente, non c'è un controllo delle app, per cui le descrizioni anche in questo caso sono più ridotte, meno dettagliate. Comunque, visto che le applicazioni sono quasi le stesse su entrambi i mercati, possiamo andare a controllare sull'App Store di Apple una scheda di un prodotto e poi eventualmente comprarla o scaricarla per Android. Allora, io adesso vorrei concludere con un paio di riflessioni tratte da alcuni siti, perché non siamo proprio soli del tutto in questa scelta. Esistono dei siti e delle applicazioni curate da genitori, educatori e insegnanti che testano e recensiscono le applicazioni per bambini. Quindi si può sempre trovare un aiuto in questo. Allora, vorrei concludere con queste due piccole citazioni, le leggo anche se potete leggere. Un'applicazione, un ebook, un ePub o un sito web sono diversi da un libro. Come un libro devono saper stimolare la fantasia, emozionare, divertire o commuovere. Non devono essere alternativi alla lettura di un libro, ma far vivere in modo diverso l'esperienza di una bella storia. Un pezzo importante della nostra vita passa ormai attraverso i pixel di schermi touch. Per crescere figli capaci di affrontare l'universo digitale in modo consapevole e critico, meglio non chiudere gli occhi e insegnare ai bambini a guardare.